Si chiama Giro Tondo Intorno al Mondo, l'iniziativa organizzata dalla CGIL di Bari che per la prima volta ha ospitato nella sua sede migranti minorenni, bambini arrivati con i barconi e attualmente ospiti del CARA. Hanno tra i 3 e i 9 anni. Da 8 mesi questi bambini eritrei vivono nel centro CARA di Bari, ultima destinazione di un viaggio drammatico e traumatico, durato più di 9 mesi. Affrontando prima il deserto libico e poi aspettando 4 mesi nelle carceri libiche e poi affrontando la traversata del Mediterraneo, che è durissima, provate solo a immaginare che significa per dei bambini attraversare il Mediterraneo. Una ventina di loro si sono ritrovati intorno a un tavolo nel quadrato rosso della CGIL a Bari, centro coordinato da Antonio Fugliano, per imparare giocando piccoli lavori artigianali sotto la guida della cooperativa sociale Enjoy. Un momento ludico e di integrazione salutato dai rappresentanti della CGIL e dalla presidente della circoscrizione Micaela Paparella, voluto dal sindacato che per la prima volta ha aperto le porte a piccoli migranti. Perché all'interno di questo paese, soprattutto anche all'interno di questa città, c'è bisogno di parlare e di praticare l'integrazione. Rivolgersi oggi ai bambini, ai minori, ai migranti significa parlare al futuro del paese. La tappa si inserisce in un percorso avviato dalla cooperativa Auxilium che con i suoi 187 dipendenti e volontari gestisce il CARA per essere vicino ai bambini che ospitano. Nel centro richiedenti asilo ce ne sono ben 110. Gli attuali standard ministeriali non prevedono per i bambini protocolli particolari, la nostra cooperativa però ha inteso innanzitutto creare una ludoteca all'interno del CARA e poi di lì una serie di percorsi che mettono al centro i bambini. Con tutte le organizzazioni presenti all'interno della città di Bari, dal Teatro Petruzzelli alla CGIL